Bella raga, qui Danny Fred, benvenuti ad un nuovo video. Come potete vedere, oggi non siamo su Minecraft, ma siamo su Happy Wheels. Allora, come vi avevo detto negli scorsi episodi di Minecraft, del vlog, eccetera eccetera, inizieremo a fare qualche altro gioco. Allora, iniziamo subito con un nuovo livello, in modo che posso parlarci sopra e non vi annoiate mentre parlo. Allora, perché ho deciso di ricominciare Happy Wheels? Allora, il motivo principale è perché tanti di voi mi hanno chiesto di fare qualcosa di diverso, fare qualche altro diciamo tipo di gioco e portare un po' di varietà al nostro canale. Quindi ho deciso di appunto portare almeno Happy Wheels, serie che avevamo già iniziato nel passato o in passato, però non abbiamo mai portato avanti per un sacco di vari progetti e un sacco di varie cose che ci impedivano un po' appunto dal poterlo fare, oltre a dei bug che aveva il gioco stesso che ci impedivano un po' appunto il giocare bene, il giocare senza problemi. Quindi ora siamo tornati su Happy Wheels. Io spero che la serie vi piaccia. Vi voglio chiedere delle cose prima di passare a giocare veramente 100%. E quello che voglio chiedervi è se vi piace la serie, come prima cosa. Secondo voi come o cosa dovremmo andare a fare per migliorarla o per fare delle cose speciali o qualsiasi cosa che secondo voi potremmo fare per renderla un po' meglio. E un'altra cosa che voglio chiedervi è, secondo voi com'è la qualità? Sto utilizzando un nuovo modo di registrare, o almeno di registrare Happy Wheels, quindi voglio chiedervi un po' cosa ne pensate e come trovate un po' la qualità, se secondo voi va bene, se l'audio magari è troppo alto, se l'audio è troppo basso o qualsiasi cosa che secondo voi appunto c'è di sbagliato che dovremmo andare a aggiustare. Poi voglio parlarvi un po' dei livelli personali fatti da voi per me. Tempo fa me ne erano stati fatti un bel po', solo che con il tempo sono stati cancellati e non penso ci siano più. Quindi se fate un livello per me, vi chiedo di lasciarmelo nei commenti e magari di dirmi il nome e magari, che ne so, ogni episodio o ogni fine di episodio andremo a magari scoprire e vedere chi ha fatto qualsiasi tipo di livello per noi e andremo a vedere magari se volete anche provare a farmi una sfida o qualcosa del genere, potete pure farlo, oppure se c'è anche un tipo di livello che secondo voi dovrei provare, ditemelo pure, perché appunto mi piace piuttosto tanto come gioco e piuttosto tanto non si dice, ma lasciamo stare, sono troppo stanco per pensare, però diciamo è abbastanza abbastanza divertente. Dipende soprattutto da che livelli si fanno. Ovviamente noi andremo a fare solo i migliori, cercheremo di fare solo i migliori e cercheremo di superarli tutti. Comunque questo è tutto quello che volevo dirvi. Come avete visto sto già giocando, sì, sto registrando live e non sto parlando sopra. Comunque un'altra cosa, secondo voi dovremmo usare la webcam in questi video? Perché non sono sicuro. Questo, oh mio Dio, la mia testa, che diamine. In questo episodio non posso mettere la webcam perché sono veramente di fretta. Oh mio Dio, cioè, ho glitchato attraverso la spina lì. Ok, sono di fretta perché domani partirò per Lucca, ve l'ho già detto nel vlog, eccetera eccetera. Quindi devo registrare questo episodio piuttosto, beh, non proprio in fretta, però non voglio, diciamo, richiedere 6 anni per appunto registrare solo questo episodio. Comunque, ditemi se secondo voi dovremmo andare ad aggiungere la webcam, che potrebbe essere magari carina per certe parti, non per tutti i video, però per certi o per qualche, diciamo, parte speciale magari la posso inserire, o qualche reazione a, non lo so, qualsiasi cosa che secondo voi potrei fare, ditemela pure, perché voglio provare a rendervi un po' più parte del canale e diciamo darvi un po' più la scelta a voi su che video facciamo e su che cosa facciamo. Quindi appunto se avete dei consigli su questa serie, che è diciamo un bel po' che non è presente sul mio canale, ditemelo pure. Comunque, allora, stiamo giocando ad Happy Wheels, che è un gioco in... non so se è in flash, però diciamo non è scaricabile, è solo direttamente sul browser. Quindi se ci volete giocare vi lascio il link del gioco nella descrizione. Penso che la maggior parte di voi lo conosca perché è stato reso famoso da altri youtuber. Però diciamo se non lo conoscete ancora, se non ci avete mai giocato, vi consiglio almeno di darci una giocata, perché può essere piuttosto divertente dopo un po' che iniziate a giocarci. Comunque qua abbiamo completato un livello, penso che è il primo livello che siamo riusciti a fare oggi e il primo livello che siamo riusciti a fare con questa serie.
Comunque, allora, proviamo qualche altro livello. Proviamo, vediamo 14 ways, 14 modi per morire. Ok, allora, dobbiamo aspettare per lo schermo per 4 secondi. Perfetto. Super Baby, vediamo cos'è Super Baby. Oh, oddio, povero bambino. Stupid Kids si sono sparati in faccia. Old Man contro i Spike. Non dormire a lavoro. Oh mio Dio. Ok, Spinning Hanks. Ok, quella la immaginavo. Stupid Jet, vediamo cosa. Oddio, Gesù. The Crusher la schiaccia a metà. Santa sul Meat Grinder. Oh mio Dio, perché? Perché quella? Perché tre? Ma non bastava una. Questo cos'è? Oh, perché? Cosa? Ma. Ok. I like woods. Oh, che male. Clumbatho, we win. Nessuno dei due. Non essere un barbone. Morto, ok. Non aveva senso sto livello, però almeno l'abbiamo fatto. Comunque, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di divertente. Proviamo a trovare qualcosa come una di quelle sfide strane. Vediamo. Ok, allora proviamo questa. Si chiama Rope Swing, che è un tipo di gioco che esiste, diciamo, in Happy Wheels, o un tipo di minigioco. E si chiama Rope Swing Stomach. Praticamente siamo, potete vedere qua, partiamo dalla bocca e andiamo per lo stomaco del nostro umano o semi-umano che è stato creato. Comunque, i Rope Swing sono appunto questi piccoli giochetti dove noi dobbiamo saltare, lanciarci e aggrapparci a diverse corde per, diciamo, passare da una parte all'altra del livello. Quindi è piuttosto carino, è piuttosto interessante come giochetto. Vediamo se. No, mio Dio! La nostra testa che è rimasta lì come non so cosa. Oddio. Vediamo se ce la facciamo a farlo, perché io non sono il più bravo, diciamo, a sto gioco, però non ci vuole così tanta bravura, però diciamo per certi livelli ci vuole, però per il rope swing non moltissima. È piuttosto basato sulla fortuna di come cadi e di come aggrappi le cose, quindi se siamo fortunati riusciamo ad arrivarci, se no non ce la faremo mai. Comunque, visto che ci sono e visto che ho la possibilità di parlarvi ora per un po' e userò questi video per parlarvi o per dirvi un po' di cose diverse e anche per divertirvi un po', per staccarci da Minecraft. Oh mio Dio, no, no. Oh, so, non ho più le braccia. Voglio chiedervi quali livelli vi piacerebbero vedere, perché so che a tante persone piacciono i livelli tipo horror o i livelli, che ne so, con le sfide o i livelli tipo dove devi fare una certa corsa o una certa cosa. Quindi ditemi se ci sono dei livelli che secondo voi dovremmo andare a fare e vi ripeto, se vi piace la serie, ditemelo perché non posso sapere se vi piace e non posso sapere se secondo voi la dovremmo continuare oppure no, se non me lo dite voi direttamente nei commenti. Quindi se avete la possibilità di farlo, fatemi un piacere e lasciatemi un commento che è sempre utile. Perché non riesco a fare sto livello? Non lo so, regiquitto. Comunque, proviamo un altro. Proviamo Meteor Run. Corsa dai meteoriti, penso. Oddio, l'ho appena visto, non voglio neanche avvicinarmi. Corriamo e basta. Penso di riuscire a batterlo sto livello, non sembra così difficile. Ok, non sta accadendo nulla, quindi. Oh, ok, ho capito dove diventa la parte difficile. No, 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 no. Oh, mio Dio! Sì, vattene! Sì, salta! Dove andiamo? Ok, perché della birra? No, che cosa c'entra? Ok, mi sa che adesso mi arriva il meteorite in faccia e mi uccide. Salta, perfetto! Ok, dobbiamo usare il resto degli umani in questo piccolo livello. E mi sono incastrato. Perfetto! Comunque, dai, proviamo qualcos'altro. Proviamo Earth Donation. Allora, vediamo cos'è Earth Donation. Ah, questo è uno di quei livelli dove non bisogna muoversi e dove il cuore, che potete vedere qua, che è l'unica cosa che è rimasta dal nostro corpo, viene tipo mandato in un enorme pattern, in un enorme livello, per arrivare in un punto finale. Quindi vediamo dove arriviamo contro una macchina per non so quale motivo. Ok, cannone, cannone, e poi dove arriviamo? Qua ci viene lanciato. No, non ha senso sta cosa. Perché dovremmo fare tutto sto giro per portare il cuore ad un'altra persona? Non so, spiegatemelo voi perché non ci arrivo. Comunque, vediamo dove ci porta. Allora, carica il cannone. Che bel tiro proprio. Va giù di lì e. Ecco qua, è arrivato alla persona che doveva prendere il cuore. Non penso sia sanitaria la cosa, ma tralasciamo. Comunque, proviamo qualcos'altro. Proviamo bike parkour. Ok, questo sembra piuttosto interessante. Visto che si chiama bike parkour, prendiamo quello con la bici, che è il papà con la bici. Quindi proviamo a vedere come va. Oh mio Dio, ok, sì, è. Oh, ok. Abbiamo perso il bambino. No, poveraccio. Oh mio Dio.
Ok, ce l'ho fatta per, diciamo, tre quarti del livello. Più che abbastanza per la mia bravura. Vediamo. Save your twin. Salva tu il tuo gemello. Due. Come lo salvo così? Lo devo lanciare sotto. Ok, l'ho salvato. Sì, non è morto. Oh mio Dio! Ho preso un colpo. Vediamo. Neon BMX Run. Proviamo questa. Ok, che diamine sta. Oh mio. Che cosa? Oh mio Dio! Perché guardate le sue gambe quanto veloce stanno andando. Se qualcuno riesce a pedalare così veloce, deve essere sicuramente un ciclista professionale o qualcosa del genere. Dove dobbiamo andare? Verso il basso, verso l'alto? Non vedo nulla, quindi non ho la minima idea di cosa sto facendo. Ok, lasciamo stare. Non fa per me quel livello. Epic Bike Ride, proviamo. Allora, vedo delle bombe. Oh mio Dio, ok, le abbiamo superate. Il nostro sparatutto. Dai, il figlio ci fa da protezione. E siamo morti. Ok, faccio schifo sto gioco, non è possibile. Ok, allora proviamo questo livello qua che si chiama Spikefall. A quanto ricordo, Spikefall è uno di quei livelli dove noi dobbiamo cadere in una specie di cono con le punte ai lati e non dobbiamo toccarle per arrivare in fondo. Quindi speriamo di farcela al primo colpo, non penso perché mi sono overesteso un bel po', quindi andiamo piano piano, giusto così, e mandiamoci un po' in avanti. Lasciamo fermo, non sto toccando la tastiera, non ce li siamo riusciti. Magari un altro po', non così tanto, così. Così dovrebbe essere perfetto, speriamo. La terza volta è quella buona. Ce l'abbiamo fatta! Perfetto, ci abbiamo messo 5 secondi e 73 per cadere. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, proviamo qualcos'altro. Proviamo Kill Yourself. Ok, questa dovrebbe essere piuttosto semplice. Come mi posso uccidere? Mi posso uccidere così? Andiamo. No, non sono morto. Riproviamo. Devo prendere una di queste. Lanciare. Oh, se ne sono andata senza che io volessi. Vediamo come posso. Ce l'ho fatta! Ah, muori! No, sono ancora vivo! Oh mio Dio! Ok, adesso mi dovete spiegare come una persona. Sì, è morto! Ok. Il livello più sadico possibile. Vediamo, facciamo l'ultimo. Oh, bottle run. Queste sono divertenti. Praticamente dobbiamo correre sopra le bottiglie. Una volta le sapevo fare praticamente senza problemi. Queste è un bel po' che non ci gioco, quindi non penso di saperle fare. Però proviamoci. Dai, la terza volta è quella buona. Dai, ce la possiamo fare. Dai, 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 dai. E vai! Ce l'abbiamo fatta. Ok, abbiamo vinto due volte di fila. Riproviamo qualcos'altro. Bolt Throw. Questo non penso che ne abbiamo fatti di oggi. Bolt Throw. Dobbiamo lanciare le palle. Ok. Suona strano e suona in modo molto molto strano. Però proviamoci. Magari se riesco anche a prenderla. Così con lo spazio. Non lo so. Che tasto è? Spazio. Diamo. Dead. Oh, seriamente. La prima che ho lanciato sono morto. Oh mio Dio. Vediamo, dai. Riproviamo. Tu. Palla. Vai. Next level, sì, mandami al prossimo livello. E vai, perfetto. Ok, prossimo livello cos'è? Cosa dobbiamo fare? Ah, dobbiamo scendere senza incastrarci. Ok, le gambe monche ci hanno incastrato. Oh mio Dio, è ridicola sta scena. Ok, una gamba di qua, una gamba di là. Vediamo come scendiamo. Non devo muovermi, ma come arrivo là però? Ok, mangiamo la nostra gamba adesso. No, 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 no. Ok. Lasciamo stare il rage quit da sto livello. Proviamo un ultimo perché mi sa che siamo già ai quasi 15 minuti. Proviamo questo rope swing qua che anche se sonnegato forse riusciamo a fare qualcosa. Ok, preso. È un po' psichedelico. Se avete problemi di come si chiama? Di allucinazione o cose del genere, probabilmente vedete queste cose qua. Dove dovevo andare? Perché lì non c'è nulla dopo quella palla lì. Devo aggrapparmi alla palla? N non ne ho idea. Vediamo. Se io mi aggrappo alla palla, non posso aggrapparmi alla palla. Non so perché non me lo fa fare, proviamo. No, nope. Dai, oh là. Ok, saltiamo, andiamo giù per questa cosa che si apre. E se io mi aggrappo qua, mi sono rotto il collo. Ok, perfetto. Comunque, proviamo, dai, un ultimo livello. Poi mi sa che vi devo veramente salutare perché siamo già oltre ai 15 minuti e non ho veramente molto, molto tempo per questo episodio. Proviamo questo qua, Jetfall. Cosa diamine sarà? Sarà tipo quello Jetwall o qualcosa del genere? Ah, no, solo che siamo in orizzontale e mi si è già rotto il nostro collo. Comunque, mi dispiace dirlo, ma per questo episodio è tutto perché siamo già oltre il tempo possibile che avevo per registrare. Quindi, io spero che l'episodio vi sia piaciuto.
piaciuto. Io vi ricordo di lasciare mi piace, commentare, iscrivervi e darmi consigli sulla serie, dirmi se vi piace, se secondo voi dovremmo continuarla oppure no. Se avete altre idee per altre serie che potremmo inserire al posto di questa, ditemele pure, perché ci tornano sempre utili. Comunque, spero che questo episodio di ritorno di Happy Wheels vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare mi piace, commentare, iscrivervi e fare tutte le cose che vi ho già detto. Sono arrivato alla fine, quindi la conto come una vittoria. E nulla, con questi saluto, bella raga, qui Danifra.